Cari amici appassionati di fotografia, allora volete iniziare a scattare in analogico senza spendere però una fortuna? Eccomi qui, la risposta è questa qui, è Porst. Infatti, volevo raccontarvi questa macchina fotografica, ma perché? Perché se uno vuole fotografare in analogico senza spendere centinaia di euro, può farlo affidandosi a questo tipo di marchio. Questo è un discorso un po' più in generale. Infatti tutti conoscono le Canon, le Nikon, le Leica, tutte le macchine fotografiche più costose al mondo, ma se uno non sa neanche se gli piace magari scattare in analogico e non vuole spendere tanto, come fa? Ebbene, tipo questa macchina fotografica qui, la Porst Compact Reflex, è una macchina che costa soltanto 20 euro. Quindi uno con 20 euro di macchina fotografica poi ne spende altri 30 o 40 per un obiettivo M42. Con un 50 euro riesce a fotografare a pellicola e ottenendo veramente ottimi risultati, perché qui stiamo parlando di una reflex completa in tutto e per tutto. Allora, vi faccio vedere io con che obiettivo la uso, perché ovviamente io mi sono tolto questo grande sfizio. Questo è uno dei primi obiettivi che mi sono comprato analogici, o meglio vintage, se vogliamo chiamarli così. Questo qui. Guardate che meraviglia. Io non so se avete mai visto un pezzo di vetro così bello, ma perché l'ho preso abbinato proprio a questa macchina fotografica? Perché, ebbene, questo obiettivo è pure un Porst. Questo è un Porst Color Reflex 135 1,8. Guardate, lo sfocato che fa è indescrivibile. Ed è un'ottima qualità questo obiettivo e l'ho pagato 130 euro. È vero, oggi si trova sui 300, però comunque è un obiettivo stellare. E niente, volevo farvelo vedere in questa macchina fotografica, insomma, per farvi vedere Porst che cosa realizza anche, quindi non solo cose economiche. Porst è un marchio giapponese, quindi siamo... Opla, mica quanto è scomodo l'attacco M42, però Porst è un marchio giapponese. E queste macchine fotografiche con tutti questi marchi sconosciuti in realtà vengono più o meno tutti costruiti dalla Cosina. Cosina è un marchio che tuttora in realtà produce materiale fotografico. Se pensiamo ai Voigtlander di nuova generazione per mirrorless, se voi andate sulla baionetta a guardare, c'è scritto Cosina. Questo perché la Cosina tutt'oggi costruisce macchine e obiettivi fotografici. Ecco, anche qui magari il marchio è Porst, però probabilmente è stato costruito dalla Cosina. Perfetto, vi dicevo 20 euro per una macchina assolutamente completa. Attacco M42, guardate un po', la macchina tendina a scorrimento orizzontale, scatta da un millesimo fino a un 4 millesimo di secondo. È una macchina degli anni 70, costruita un po' sopra in plastica, ma il fondello è in metallo. Quindi in realtà anche costruita molto bene, non scricchiola, è bella compatta. E poi appunto l'attacco M42, il che ci permette di montare un'infinità di ottiche, perché sappiamo anche che Pentax faceva ottiche, tutte le Zenith montavano gli Helios, e abbiamo la Pentacon, abbiamo i vecchi Zeiss, quindi una quantità di ottiche veramente infinita da montare su 20 euro di macchina fotografica. Macchina fotografica che è elettromeccanica, quindi scatta sì a un tempo meccanico, la posa B ad esempio è meccanica, però per scattare su tutti i tempi ha bisogno delle batterie. Ok, ve la faccio vedere più da vicino. Ok, ecco qua. Ed eccola qui la nostra macchina fotografica più nel dettaglio. A me personalmente esteticamente piace tanto, magari aumento un po' l'esposizione. Ecco, siccome è nera magari esce un po' buia. Allora, una macchina completa. Sotto abbiamo il vano batteria, monta due normalissime LR44 che si trovano a pochi centesimi. Qui sopra abbiamo la ghiera dei tempi, come vedete, da 4 secondi addirittura fino a un millesimo di secondo, quindi questo non è male. E devo dirvi che Synchro Flash a un sessantesimo, leva di scatto veramente piacevole da usare. Abbiamo il blocco qui per lo scatto, quindi abbiamo anche il blocco dello scatto, tasto per la profondità di campo che ovviamente funziona con gli obiettivi che hanno questo pirulino. In questo caso l'Helios non ha il pirulino, quindi non funziona per l'Helios, bisogna chiuderlo e insomma scattare a diaframma chiuso. Dunque la lettura si fa sempre stop down.
Perfetto. Manetta di riavvolgimento con tapposi ad azzeramento automatico. Quindi è una macchina alla fine completa, ha tutto quello che serve. E appunto uno può fotografare con una reflex vera e propria, quindi nessun giocattolino, perché di solito 20 euro compri i giocattoli di plastica, le compattone. Invece qui avete una reflex completa, vi faccio vedere che anche l'autoscatto, io carico, premo, anzi prima di premere vi faccio vedere un'altra cosa che dimostra la qualità della fotocamera. 10 secondi, avete visto? Si è alzato lo specchio. Questo perché questa macchina fotografica ha l'alzo dello specchio preventivo. Ecco, qui è scattato. Questa macchina alza lo specchio prima che scatti, così da ridurre le vibrazioni. E questa è una cosa di qualità. Quindi questo fatto, unito al fatto che la posa B è meccanica, vi permette anche di utilizzarla per l'astrofotografia. Siccome di solito sulle elettroniche la posa B fa consumare tanta batteria perché deve rimanere attiva, no? Per tenere l'otturatore aperto, qui essendo meccanico la batteria non si consuma sulla posa B. Vediamo più nel dettaglio in realtà come funziona la profondità di campo, perché ho visto su molti forum pochi sanno sulle Porst come si utilizza. Infatti se io vado a premere, guardate, non succede niente. Per bacco non funziona? No. Quando noi carichiamo e premiamo a metà, guardate, vedete? Qua sotto scatta la paletta. Ecco, se io premo il tasto, vedete? Si richiude. Premo a metà, si apre. Premo e si chiude. Ok? Perfetto. E dopo posso scattare. Quindi la profondità di campo su questa macchina fotografica funziona così. Bisogna caricare. Premo a metà, si chiude il diaframma, quindi fa misura l'esposizione, perché l'attacco M42 bisogna misurare l'esposizione a diaframma chiuso, quindi stop down. Ora che ho misurato l'esposizione, posso riaprire dopo aver settato correttamente le impostazioni. Premo qua, riapro e poi si richiude e si scatta. Veramente molto semplice, però bisogna saperlo che non è rotto, non va a vuoto, ma bisogna premere a metà e poi scatta. Ecco, ovviamente se non è carico non va. Premo a metà, controllo la profondità, poi scatto. Ecco, questo era quanto, insomma, in merito alla profondità di campo su questa fotocamera che è comunque gestita un po' elettronicamente. Basta, questo è tutto. Molto bene, macchina bella, leggera, compatta, tante ottiche, 20 euro e questo era il mio consiglio che volevo darvi. Se volete iniziare a fotografare, non spendete centinaia di euro se manco sapete che vi piace. Andate su una macchina di questo genere, avete una bella reflex. Di solito sono anche tenute bene, tra l'altro, queste perché sono state usate poco. E soprattutto le pagate poco. Questo era tutto quello che avevo da dirvi per questa Porst Compact Reflex. Noi ci vediamo al prossimo video. Statemi bene come sempre. A presto.